Effetto Notte è un vivaio, culturale, artistico, musicale e cinematografico che raccoglie ragazzi talentuosissimi e che noi prendiamo per mano e cerchiamo di formarli, dopodiché cerchiamo di produrli e infine di promuoverli. Effetto Notte Festival sarà al Teatro Apollo il 15 aprile, e partenza alle ore 20:30 e si alterneranno sul palco degli artisti emergenti e quattro di questi canteranno dei brani prodotti dalla casa discografica, dalla mia casa discografica, e di cui due saranno inediti e usciranno proprio il 15 di aprile. Sono usciti quattro brani, quattro inediti, e uno con ascolti molto elevati, uno di questi, Due mondi paralleli, dell'Ellison Duo, ha degli ascolti su YouTube 67.000 visualizzazioni e su Spotify 183.000 visualizzazioni. Si effettuano diversi e numerosi casting per valutare non solo le capacità artistiche e vocali e degli artisti, appunto, ma anche le capacità umane, quelle di sapersi comportare con le persone che ti circondano, quelle di saper stare sul palco e quindi anche la presenza scenica, quelle di saper portare rispetto a chi, come diceva prima il dottor Ciardo, riesce a credere in te, quindi decidere poi di dare una chance a questi ragazzi e decidere anche di dare un'opportunità. E dietro questa opportunità ci sono sempre grandi, grandi sacrifici, quindi non solo vale il valore artistico, ma anche quello umano, quello scenico. Essere diventati per la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Eccellenza Italiana, ci ha aperto tante, tante strade e principalmente noi stessi abbiamo cominciato a credere di più in noi stessi. Questo spettacolo, così come diceva Maurizio, è il fulcro di un anno di lavoro. Abbiamo dei super ospiti quella sera, tra cui la grande cantautrice Mariella Nava, poi abbiamo il grande tenore internazionale Francesco Malapena, e avremo l'attrice Laura Chiatti per il premio al cinema, e poi la ciliegina sulla torta, l'evento inizierà con una delle bande più prestigiose in Italia, la banda della Brigata Meccanizzata Pinerolo, che aprirà l'evento col grande inno di Maria.